Ciao ragazzi, allora nuovo video a super richiesta perché a seguito del video haul che ho pubblicato proprio qualche giorno fa ho deciso appunto di farvi un video specifico solo su tutti i solari della linea Sien che sono in vendita da marzo in tutti i punti vendita lì dall'Italia. Già l'anno scorso vi avevo realizzato un post sul blog quanto qualcuna di voi già me l'aveva richiesto cosa ne pensassi appunto della linea solare che poi naturalmente ve lo lascio giù nell'info box. Allora, premetto che bisogna proteggersi dal sole in tutti i periodi dell'anno, insomma anche l'inverno. In passato ho avuto delle grandi scottature, diciamo quando ero un po' più piccolina e non ero molto attenta appunto a queste cose. Ma adesso che tengo molto di più alla mia pelle, dopo aver letto, studiato, soprattutto riguardo il sole, mi sono messa in testa appunto di proteggermi con una protezione 50-30, comunque molto alta, per tutto il periodo invernale ma soprattutto estivo, anche per paura di scottature che ho avuto in passato e per cui ho sofferto davvero tantissimo, non uscivo di casa, ho deciso di iniziare ad utilizzare sia solari con filtri chimici che con filtri fisici e mi sono trovata benissimo sia con solari da supermercato che con solari prodotti da aziende biologiche. Ad esempio mi piacciono tanto quelli di Alchemilla, BioEarth, mi piacciono molto moltissimo i solari Phytorelax di cui vi ho fatto un video e soprattutto amo tantissimo le protezioni solari di Viviverde Coop, della linea quella naturale appunto della Coop. Mi danno la sicurezza che sono al 100% protetta da tutti i raggi solari, ma gli ingredienti che non voglio trovare nei solari sono sempre le solite, quindi dimeticone, paraffina, ciclopentasiloxane, perché comunque non mettendo neanche d'inverno come crema corpo o come crema anticellulite, crema viso eccetera, prodotti con questi ingredienti, non voglio neanche metterli sulla pelle quando sono sulla spiaggia o comunque in estate sul viso. Ora vi ho fatto questa premessa per dirvi che la maggior parte di questi solari Sien non hanno un buon inci, nel senso che giustifico la presenza dei filtri fisici ma non giustifico la presenza, secondo almeno come la vedo io, di dimeticone, di ciclopentasiloxane eccetera. Ho ricevuto in primis il Sien Sun spray solare con texture trasparente sport ad alta protezione, quindi protezione 30 FP30, rinfrescante, non unge e si assorbe rapidamente ed è anche resistente all'acqua. È un solare molto comodo perché come vedete è in spray, quindi soprattutto se deve essere messo appunto per chi fa sport, per i bambini, per chi come me è più pasticciona sulla spiaggia, è molto molto comodo. Purtroppo contiene al suo interno ciclopentasiloxane e anche un PPG. Naturalmente se come me seguite la filosofia dei solari un po' più. Il secondo prodotto è il Sien Sun olio solare spray con texture trasparente, abbronzatura intensa, FP6, protezione bassa, rende la pelle luminosa e vellutata ed è resistente all'acqua. Questo praticamente è un olio solare che sinceramente non utilizzo perché come vedete essendo molto molto bianca preferisco sempre, come vi ho detto anche prima, utilizzare solari con SPF 30-50. Purtroppo anche questo non ha un buon inci, per me è un no, ma mi dispiace perché questo, con questo spray soprattutto così, è molto buono per chi si abbronza facilmente, può essere ben utilizzato alla fine dell'estate quando già si è preso un po' di colorito. L'ultimo solare è lo spray solare per bambini FP50+, protezione alta, e questo come per gli altri purtroppo non ha un buon inci, contiene disodium e DTH, 12-15, PVP, qualche silicone, insomma non è proprio un granché, senza profumo e naturalmente resistente all'acqua. Il discorso è sempre lo stesso, è un solare molto molto comodo perché è in spray e soprattutto per i bambini. Passiamo infine ai due prodotti dopo sole. Il primo si chiama Sien Sun lozione dopo sole, riduce gli arrossamenti della pelle, è a base di yogurt più Celligent ed è una lozione lenitiva e rinfrescante. Ragazzi, purtroppo anche questo prodotto non ha un buon inci, in quanto oltre a contenere di sodium e DTA e qualche olietto anche naturale,
contiene dimeticone. Ma l'unico prodotto che ho trovato tra tutti quelli del pacco Lidl che ho ricevuto che ha un buon inci è il Cien San Gel dopo sole all'aloe vera. 24 ore di idratazione intensa, rinfresca e non unge. È a base di acqua e succo di aloe vera, aloe barbadensis, leaf juice e anche di glicerina. Adesso lo proviamo insieme per la prima volta. Come vedete ha una consistenza completamente in gel, trasparente. Si sente moltissimo l'aloe, infatti il profumo non mi piace tantissimo, però secondo me è un ottimo prodotto contro le scottature. Sono passata poi nel mio punto vendita Lidl e ho dato un'occhiata anche a tutti gli altri solari e il discorso è sempre lo stesso, cioè come vale per questo e per quest'altro anche gli altri contenuti nell'espositore contengono tutti o ciclopentasiloxane o dimeticone. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati con i solari Cien San se li avete provati e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!